Parto dalla considerazione che ho fatto anche ieri sull'aspetto emotivo della partita e sul fatto che sarà molto importante, primo per noi ovviamente, gestire la grande carica positiva che ci portiamo dietro da domenica scorsa e incanalare queste energie nella direzione giusta, mantenendo alto l'intensità, mantenendo alta l'aggressività, mantenendo alta la concentrazione. E ovviamente l'aspetto emotivo vale anche per Ferrara, che col cambio della guida tecnica certamente avrà una scossa. E quindi penso sia molto importante, non fondamentale per l'esito della partita, ma importante l'impatto. L'impatto dei primi minuti, considerando anche che siamo in trasferta, considerando anche il fatto che stiamo cercando quella continuità per diventare grandi anche in trasferta. Mi auguro ci sia una cornice di pubblico degno della partita e che mi porta anche a dei flashback indietro alle partite giocate a Ferrara, sempre con Imola in campionato, in coppa, e mi ricordo sempre comunque delle belle atmosfere anche fuori dal campo. Ecco, mi auguro questo, e che soprattutto i nostri tifosi, come hanno fatto con Forlì, ci spingano nei momenti importanti. Ecco, mi auguro una partita tosta e solida in tutto e per tutto. Quindi hai parlato dell'impatto nei primi minuti, forse in trasferta l'impatto in difesa, dico, non è mai stato all'altezza della partita casalinga, rivedendo anche quella con Forlì, sì. O Sì, no, ma non è tanto l'impatto difensivo, ma quanto una continuità. Sì, la continuità di quando giochiamo fuori non è sempre sufficiente per vincere le partite. Considerando però che questo vale anche per gli avversari, nel senso che non è che in questa Lega 2 vediamo, insomma, tutte le domeniche dei risultati, delle vittorie in trasferta, nel senso che ci sono campi difficili, ci sono squadre avversarie, soprattutto per noi, con avversari di rango, insomma, di qualità. Quindi, però, guardando a noi, senza essere ipercritici, ma essendo cercando di essere più lucidi possibile nell'esaminare le nostre partite fuori casa, rispetto a quelli in casa, certo la nostra continuità del gioco non è uguale. Parli dell'aspetto difensivo, secondo me quello che esalta di più la nostra squadra è la difesa, e quindi certamente abbiamo bisogno di una partita continua, di continuità, soprattutto in difesa. Impatto emotivo sì, ma anche impatto fisico contro Ferrara, perché è una squadra che ha in campo mediamente una squadra molto alta, sempre molto grande, e anche qui nella partita in casa, al di là delle cifre, delle statistiche, non me ne ricordo, ma non mi ricordo i numeri, ma mi ricordo bene la partita che abbiamo anche rivisto questa mattina, aver sofferto un po' rimbalzo d'attacco ci deve fare pensare, concentrarci soprattutto sull'impatto anche fisico che Ferrara può dare, può avere, e quindi l'impatto è importante in entrambi i lati. Senti, anche prima ricordate il cambio dell'allenatore,
a questo punto della stagione, quando magari anche gli avversari sono stati un po' scautizzati, che hanno una torre, è un problema nel preparare la partita del loro tecnico? Beh, allora, l'avvicinamento tecnico c'è stato, l'avvicinamento tecnico è arrivato da... all'interno dello stesso staff, no? Quindi è diverso che quando arriva un allenatore nuovo, ma in entrambi i casi non penso che in una settimana si possa stravolgere tatticamente una squadra. Ripeto, l'avvicinamento tecnico, come ho detto all'inizio, darà certamente a loro un'emotività diversa, ecco, perché questo capita sempre. Sull'aspetto tattico ovviamente ci aspettiamo qualcosa di nuovo, ma non lo stravolgimento del gioco, almeno, ripeto, per quello che è anche la normalità. Chiaro che se parli di facilità di preparazione della partita, ma è una questione forse più egoistica, nel senso del lavoro dello staff e del lavoro anche di cosa proporre ai giocatori, ci fosse stata una continuità tecnica, sarebbe stato magari, ci sarebbero stati meno punti, non è più facile, ma meno punti interrogativi, ecco. Però badiamo a noi, pensiamo a noi, badiamo e pensiamo a fare una partita intensa fin dall'inizio. Domenica ha sottolineato giustamente anche la bravura della squadra a restare lì con la testa quando magari non entravano i tiri ben costruiti. Magari una cosa che ho visto anche un po' nel Michelo, è costruiti tanti tiri buoni, sì, poi sbagliati. Per svelta questo è chiaro che può essere un problema, sì, difficile da... Sì, onestamente, guardando le statistiche, invece quelle un po' più specialistiche, diciamo, sì, abbiamo una percentuale che si sta abbassando sui tiri aperti, sì. Nelle ultime tre settimane questo è un dato che, come poi si vede, non è che incida nell'andamento della partita, o meno non è l'unico dato e non è neanche, secondo me, il più importante, però è vero, stanno abbassando un po' le nostre medie, però si stanno alzando molto altre statistiche, stiamo piano piano migliorando anche sul discorso dei rimbalzi, ad esempio, però è dato oggettivo che abbiamo un po' le polveri bagnate nelle ultime settimane. Dico sempre ai ragazzi, non è tanto il fatto che la palla vada dentro, o quantomeno sì, è incide, ma continuando a lavorare per avere dei buoni tiri è l'unica cosa che possiamo fare in questi casi, ovviamente lavorando anche tanto in settimana per cercare di migliorare le medie a livello individuale. Quindi un'altra cosa, magari sono ripetitivo perché torniamo sul discorso dell'impatto emotivo, diciamo che è facile in questo periodo, quando una squadra viene in un momento positivo come la vostra, avere un po' meno fame, un po' meno cattiveria agonistica, e questo può incidere. Ti chiedo se sì, ecco, la vedi ancora nella squadra. Ma guarda, non è... sì, ma è normale che quando uno è con le spalle al muro si divincola in maniera più energica, no? E quindi tendenzialmente si pensa invece al contrario, a un rilassamento quando sei in spiaggia, no? Ecco, però noi non siamo in spiaggia, ecco. Siamo stati un po' in spiaggia, abbiamo fatto un party domenica sera, lunedì qualcuno dei nostri non ha avuto neanche il tempo perché è andato via nei raduni, eccetera, però ecco, da martedì siamo tornati, non con le spalle al muro, perché qua non mi piace fare poi, no, a parlare di queste cose come eccezionalità, no, del lavoro, bla bla bla, non mi piace farlo. Però certamente da martedì abbiamo avuto la testa lì, siamo stati con la testa lì, abbiamo fatto anche, secondo me, un'ottima amichevole in settimana, che ci ha aiutato non tanto nell'esito della partita o nella qualità del nostro gioco, però ci ha aiutato parecchio, perché ci serve per far crescere tutti. Abbiamo fatto un'ottima amichevole e devo dire che non è cambiato niente. Ecco, da martedì questa è una squadra
che ha tra le sue qualità quella proprio di entrare nella, nel lavoro, e quindi ecco, se giochiamo male, se passiamo il primo tiro lo sbagliamo, la prima palla non deve andare dove deve andare, non è per rilassamento certamente.